I record della Bibbia. La Bibbia è un documento letterario unico, al quale appartengono anche diversi primati che nessun'altra opera letteraria può annoverare. La Bibbia è il documento letterario più stampato e letto in assoluto. L'Huffington Post, con una notizia pubblicata il 17 novembre 2013, afferma che con quasi 4 miliardi di copie stampate e vendute solo negli ultimi 50 anni, la Bibbia è il libro più letto del mondo. Al secondo posto, con un divario considerevole, c'è il Libretto Rosso di Mao Zedong, con 820 milioni di copie. Anche il Corriere dell'Università, nell'articolo La classifica dei 10 libri più venduti nella storia, pubblicata il 31 marzo 2014, dichiara che al primo posto, con ben 5 miliardi di copie vendute in tutto il mondo, c'è, come era nelle aspettative, la Sacra Bibbia. The Gideons International, un'associazione internazionale di imprenditori e professionisti cristiani impegnata nella distribuzione gratuita della Bibbia, che opera in oltre 200 nazioni dal 1899, anno della sua fondazione, ad oggi, ha distribuito oltre 2 miliardi e 100 milioni di copie di Nuovi Testamenti. La Bibbia di Gutenberg, o Bibbia a 42 linee, è il primo libro stampato in Europa con la tecnica dei caratteri mobili. Nel 2001 è stata inserita dall'UNESCO nell'elenco della memoria del mondo. Si calcola che dal 1455, anno dell'invenzione in Europa della stampa a caratteri mobili, fino ad oggi siano state stampate oltre 6 miliardi di copie della Bibbia o porzioni di essa. La Bibbia è il documento letterario tradotto nel maggior numero di lingue e dialetti. Voice of the Martyrs, una missione evangelica fondata dal pastore Richard Wurmbrand 1909-2001, ha annunciato la pubblicazione della prima Bibbia in nord coreano con testo inglese a fronte. Le nuove Bibbie, insieme ad altro materiale evangelistico, hanno raggiunto la Corea del Nord tramite palloni a idrogeno. Le lingue principali del mondo sono 3.000. Ma se ne contano fino a 6.900. L'Alleanza Biblica Universale, un'organizzazione fondata nel 1946 che riunisce circa 146 società bibliche nazionali con lo scopo di diffondere le sacre scritture in tutto il mondo, attesta che fino al 2015 la Bibbia, o parte di essa, è stata tradotta in circa 2.900 lingue differenti. L'Alleanza Biblica Universale è impegnata in centinaia di progetti di traduzione della Bibbia in tutto il mondo, nelle lingue di quei paesi che ancora non hanno il testo biblico. La Bibbia è il documento letterario che ha ispirato un numero indeterminabile di altri libri. È impossibile calcolare il numero di libri, commentari, trattati e recensioni che hanno come soggetto la Bibbia. Nessun'altra opera letteraria, classica o moderna, può vantare un primato simile. La Bibbia è il documento letterario che più di tutti nella storia ha subito persecuzione. Dall'epoca pre-cristiana fino al Medioevo ci sono stati tanti tentativi di mettere a tacere la Bibbia. Un'antica testimonianza di questo accanimento risale al tempo del profeta Geremia, che visse 600 anni prima di Cristo. Joachim, re di Giuda, dopo aver ascoltato la lettura del rotolo di Geremia, lo tagliò a pezzi e lo bruciò. Libro del profeta Geremia, capitolo 36, versi da 20 a 27. Un'altra figura di spicco che cercò di sopprimere le scritture fu l'imperatore Diocleziano. Nel 303 d.C. promulgò una serie di editti sempre più severi nei confronti dei cristiani, uno dei quali ordinava il rogo di copie delle scritture e la demolizione dei luoghi di culto cristiani. Lo storico Eusebio di Cesarea, che visse durante quel periodo, riferisce: «Con i nostri occhi abbiamo visto le case di preghiera rase al suolo e le scritture ispirate e sacre date alle fiamme in mezzo alle piazze».
Andando avanti nel tempo, un primo atto ufficiale contro la lettura biblica risale al secolo XIII. Il Concilio di Tolosa, 1229, decretò la proibizione per i laici di possedere copia della Bibbia. Nel 1234, il Concilio di Tarragona ordinò che tutte le versioni della Bibbia nelle lingue parlate venissero consegnate per essere bruciate. Divieti simili furono emanati in tutta Europa fino al XVI secolo. Il primo indice dei libri proibiti fu compilato nel dicembre del 1558. Vi erano elencate, tra l'altro, 45 edizioni proibite della Bibbia e del Nuovo Testamento in lingua corrente, con i nomi di 61 stampatori responsabili della loro pubblicazione. Nel 1631 fu emanata una nuova ingiunzione a tutti i possessori di copie della Bibbia di consegnarle alle autorità per essere bruciate. Nel 1820 fu condannata con decreto la traduzione italiana della Bibbia, che fu nuovamente posta all'indice dei libri proibiti. Di tutti coloro che hanno tentato di eliminare le sacre scritture non rimane che un ricordo. La Bibbia, invece, ha attraversato indenne i secoli ed è pervenuta integra fino ai giorni nostri. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Vangelo di Matteo, capitolo 24, verso 35. La Bibbia è il documento letterario più contrabbandato. Vi sono state in passato ed esistono ai nostri giorni diverse nazioni dove è illegale possedere o leggere la Bibbia. La società editrice Vita ha pubblicato il 29 gennaio 2002 il caso di un uomo protestante di Hong Kong che ha rischiato la pena di morte per aver introdotto illegalmente in Cina migliaia di esemplari dell'Antico Testamento. Asia News. Il 18 giugno 2011 riporta sul proprio sito di pestaggi e minacce della polizia contro i cristiani che svolgono attività religiosa in Uzbekistan, o persino se soltanto possiedono una Bibbia. La rivista Tempi, il 12 novembre 2013, riferisce di 80 persone giustiziate il 3 novembre 2013 in 7 diverse località della Corea del Nord. Tra le accuse considerate così gravi da meritare la pena di morte, il possesso illegale di Bibbie. Nel corso dei secoli, tanti credenti, uomini e donne, hanno esposto la propria vita per far giungere la Bibbia alle popolazioni di tutti i luoghi dove la sua lettura e la sua diffusione sono proibite. La Bibbia è il documento letterario che ha trasformato la vita di milioni di persone. La Bibbia, col proprio messaggio, ha aperto le menti ed i cuori di milioni di persone nel corso della storia. Uomini e donne di diversa età ed estrazione sociale, di differenti condizioni economiche, intellettuali ed illetterati, venuti a contatto con la Bibbia, hanno visto la propria esistenza rigenerata e trasformata dalle sue parole. Persone per bene ed altre di dubbia moralità, persone soggiogate da vizi e dipendenze di ogni genere, raggiunte dal messaggio della Bibbia, sono state liberate ed hanno ritrovato dignità, rispetto per la vita e per il prossimo. Tante famiglie distrutte sono state ricostruite dopo aver ascoltato ed accolto le parole delle Sacre Scritture. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore pane da mangiare, così è della mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Libro del profeta Isaia, capitolo 55, versi 10 e 11. Questo comandamento che oggi ti do non è troppo difficile per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo perché tu dica: chi salirà per noi nel cielo e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica? Non è di là dal mare, perché tu dica: chi passerà per noi di là dal mare e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica? Invece, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Libro del Deuteronomio, capitolo 30, versi 11 a 14. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Vangelo di Giovanni,
capitolo 3, verso 16. Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Lettera ai Romani, capitolo 5, verso 8. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di Lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versi 9 e 10. Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi, che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Vangelo di Giovanni, capitolo 20, versi 30 e 31.